San Severo si aggiudica con fatica la gara di andata dei preliminari di Coppa Italia a Cefalù, battendo di misura una generosa Zannella che ha lottato fino all'ultimo secondo per evitare la sconfitta. La partita è stata molto nervosa, con gli allenatori a protestare fin dalle prime battute ad ogni fischio dell'arbitro. Ha cominciato l'esperto Cohen e gli è andato dietro anche Priulla, uno spettacolo non certo gradevole ad un certo livello. E gli arbitri forse poco avvezzi a partite così impegnative hanno lasciato correre. Una partita in certi frangenti un po' sporca per alcuni falli fatti dai giocatori più esperti che hanno approfittato delle difficoltà degli arbitri. Il Cefalù è partito benissimo e si è portato subito sul 10-2 dopo 4 minuti. La squadra cefaludese però soffriva in difesa ed era costretta a fare troppi falli che permettevano a San Severo di ricucire lo svantaggio con i tiri liberi. Finisce 18-14, 8 punti del San Severo dalla lunetta. Vediamo alcune delle azioni più interessanti appunto del primo quarto. Nel secondo periodo esce fuori la forza del San Severo che funziona come un diesel ed inizia a carburare e dà vita ad un festival dei tiri da tre punti, cui la Zannella non sa porre rimedio. Subito 1-0-9 per il San Severo con Serrano e Brunetti in evidenza. Nel Cefalù Addison, marcatissimo, e Terrasi non riescono ad entrare in partita. A 4 minuti e 40 il San Severo ha 10 punti di vantaggio, 25-35. La Zannella resiste con Sodero, Mollura e Listewon. Il San Severo mette dentro in questi 10 minuti ben 8 bombe e mette in difficoltà gli avversari con una difesa aggressiva e poi con una zona 3-2. Si va al riposo col punteggio di 32-44. Thank you.
Nel terzo quarto il Cefalù soffre la difesa del San Severo, che tra l'altro raccoglie molti rimbalzi in difesa e parte in contropiede con Cota e va a segno con un ottimo Serrano. A 7 minuti e 30 il divario è di più 14 per il San Severo, 34 a 48. Il Cefalù ha una piccola reazione, a 4 e 40 il punteggio è di 42 a 48 con un parziale positivo per il Cefalù di 8 a 0, ma non dura. Il San Severo accelera di nuovo e chiude il periodo col punteggio di 43 a 56. Nell'ultimo quarto il San Severo raggiunge il massimo vantaggio al terzo minuto, 47 a 63, più 16 per i pugliesi. A questo punto mancano 7 minuti e 16 e Mollura è già uscito per 5 falli, facendosi fischiare anche un tecnico. Tutti ormai sono convinti che la Zannella sta andando incontro ad una pesante punizione. Ma non è così, scatta una molla. Quale non si sa, ma sta di fatto che la Zannella si trasforma in una squadra che lotta su ogni pallone vagante e opera una difesa asfissiante che permette agli uomini di Priulla di conquistare palloni importanti. È Terrasi che finalmente si sveglia e dà la carica ed inizia la rimonta. Con un parziale di 14 a 2 il Cefalù si porta sul 61 a 65 e mancano 1 minuto e 15 secondi. Cohen chiama time out, ma la sua squadra non realizza, anzi è la Zannella a conquistare palla e va a segno con due tiri liberi di Listwon, 63 a 65 a 29 secondi dalla fine. Il San Severo fallisce l'azione e perde palla quando mancano 3 secondi. Priulla chiama il time out per concertare l'ultima azione che potrebbe dare una vittoria insperata al Cefalù. Sulla rimessa Fabrizio Cefalù non riesce a passare la palla perché la difesa fortissima dei pugliesi ha la meglio sugli attaccanti cefaludesi. Finisce così la partita col punteggio di 63 a 65 a favore del San Severo, che ha vinto meritatamente ma nel finale ha tremato. Nel Cefalù ha deluso Addison davvero sottotono, come ci si attendeva qualcosa di più nel San Severo anche da Milos Drka. La partita è stata caratterizzata da due difese molto forti e da un'ottima percentuale di tiri da tre da parte del San Severo. La partita di ritorno si giocherà a San Severo tra 7 giorni, mercoledì 4 febbraio alle ore 20:30. Vediamo il tabellino della partita per la Zannella Cefalù: Listwon 15 punti, Addison 5, Lombardo 4, Mollura 11, Sodero 15, Fabrizio Cefalù 2, Terrasi 11, Gallo niente, Mezzapelle e Rosponi non entrato, allenatore Priulla. Per il San Severo: Romano, Cota 9, Ricci 3, Filippini 3, Milos Drka 5, Porfido, Serroni 21, Brunetti 12, De Fabrizis 13, Di Santo non entrato, allenatore Piero Cohen, arbitri dell'incontro signori Fornaro e Silvestri. Ricordiamo i parziali: 18 a 14 per il Cefalù nel primo quarto, 14 a 30 e 11 a 12 secondo e terzo quarto a favore del San Severo, 20 a 9 a favore del Cefalù nel quarto periodo. Risultato finale: Zannella Cefalù, Allianz San Severo, 63 a 65.